Noi abbiamo cercato di difendere gli immobili cancellando l'ICI sulla prima casa, favorendo anche una politica più espansiva, più aperta al mercato. Mi rendo conto che però in una stagione di crisi così dura dell'economia il settore immobiliare ne sta risentendo in maniera molto particolare, con l'abbattimento del valore di tanti beni, e quindi anche chi si occupa dell'intermediazione, delle compravendite, ne subisce conseguenze negative. Noi vogliamo cambiare un po' il clima cupo di eccesso di tassazione che in quest'ultimo anno si è vissuto. Monti disse che in Italia l'immobile era tassato meno che altrove, non era vero, era già elevato la tassazione, ma ha interpretato l'IMU in maniera veramente afflittiva. Si parla di una patrimoniale, già c'è, perché l'IMU ha assunto le dimensioni di una patrimoniale, quindi noi siamo contrari come Popolo della Libertà alla introduzione di tasse patrimoniali di ogni tipo. Riteniamo che si debba guardare più alla rendita di un immobile che non al suo teorico valore, e riteniamo che si debba cancellare l'IMU sulla prima casa. Si può fare, le risorse si possono reperire, si tratta di 4 miliardi di euro, pensiamo solo agli sprechi e agli errori fatti nel campo bancario o alla possibilità di intervenire in altri tipi di settori, tipo l'alcol, il tabacco. Credo che si debba poi anche dare una risposta chiara agli agenti immobiliari, combattendo l'abusivismo nel settore, che è anche un rischio per i cittadini, per chi opera nel settore dell'edilizia, comprando, vendendo alloggi, determina anche evasione fiscale, determina una serie di conseguenze negative. Ecco perché, oltre a impegnarmi nella tutela del patrimonio immobiliare del Paese e nella riforma fiscale che deve alleggerire un prelievo troppo esoso, credo che nel programma del Presidente delle FIAIP Righi, soprattutto il punto 11, quello sulla lotta all'abusivismo in questo campo, sia una scelta che dobbiamo abbracciare con convinzione per difendere la professionalità e la serietà. Ne trarrà vantaggio il mercato e anche il consumatore, il cittadino. Noi dobbiamo verificare la operatività di questo meccanismo di dismissione, perché lei ha citato alcuni esempi, ma gliene potrei citare anche altri del passato. Penso alla dismissione di beni militari, come si potrebbe, senza occupare altre aree, edificare in maniera troppo estensiva nei centri delle città, recuperare spazi anche edilizi, utilizzando meglio strutture militari che oramai non servono più agli scopi a cui erano state dedicate. Quindi non solo gli ultimi impegni, ma anche quelli precedenti hanno aperto grandi speranze e prospettive. Ora si tratta, prendendo il meglio da tutte le esperienze passate, anche dalle ultime decisioni, che devo dire non sono le prime, che costituiscono strumenti appositi, società, strutture, per poter facilitare la dismissione di beni pubblici, io credo che si debba verificare l'operatività, perché c'è un'urgenza, quella dell'abbattimento del debito pubblico. Ci siamo impegnati a livello europeo a un risanamento dei conti, al deficit zero già dal 2013, il Fiscal Compact prevede entro un numero di anni relativamente breve una fortissima riduzione del debito pubblico, poiché la spesa pubblica deve essere ridotta, ma la tassazione non può essere certamente aumentata, anzi andrebbe diminuita almeno di un punto l'anno. Credo che le dismissioni a questo punto siano una urgenza. Non risolvono da sole, le dismissioni immobiliari, il tema del debito pubblico, ma credo che possono dare una spinta importante. Quindi, rispetto alle scelte recenti che sono state ricordate e quelle del passato, l'importante è avere strumenti operativi e poi anche un mercato, un clima di fiducia, perché se c'è una recessione, un clima così cupo, una minaccia attraverso redditometri e strumenti di ogni tipo, è chiaro che poi la propensione all'acquisto, all'investimento finisce, e quindi non c'è un mercato al di là delle società, delle SGR e di quello che si vuole creare.